Buonasera ragazze, è giovedì 17 dicembre, sono in bagno, un po' disagiata, pronta per la doccia, sono le 7 di sera. Scusate un po' la miss, ma comincio un altro vlog. È stata una giornata di quelle... No ragazze, vi devo dire la sincera verità, mi sto anche sforzando di fare questo video, però comincio un altro vlog che vedrete probabilmente... Il 23, sì, perché poi farò il video dei saluti il 24 e poi ci rivedremo forse prima della fine dell'anno, ma farò qualche giorno di stop perché comunque questi vlogmas sono stati belli e corposetti, spero che vi siano piaciuti, spero che si sia capito quanto io abbia tenuto a farli, a fare dei contenuti spero validi da un punto di vista di consigli, beauty recensioni, ovviamente quello relativo al mio ambito tra virgolette. Comunque, finito di lavorare, ho visto Alice perché meno male che qualcuno riesco ancora a vederlo e non è così preso male. Comunque, detto ciò, sulle labbra, se mi seguite su Instagram ve la nomino molto spesso, aspettate che vi dico, questo è l'effetto post mascherina ovviamente, sto parlando dell'unico matitone che io possiedo al momento, delle Superstay Ink Crayon di Maybelline, nel dettaglio quello che vi nomino anche sempre su Instagram è il 50 On Your Empire. Questo qui, allora vi devo dire, le Superstay Matte Ink hanno un'altra resa, ma anche perché sono tinte e questo ragazze, aspettate perché con una mano, poco carino, no vabbè, aspettate che qui c'è una scena poco carina, ho smontato la matita, ok, al contrario, molto bene. Vedete, cioè, ha una buona durata, ragazze, per essere una matita, quindi nello stile delle Superstay. Però, ragazze, le Superstay Matte Ink sono un'altra cosa. Tra l'altro ho visto che ci sono nuovi colori, non ho ancora indagato, ci penseremo con l'anno nuovo. Nel mentre, però, trovate sul mio canale, non è recentissimo, ma neanche super vecchio, un video dedicato a quelle che io possiedo delle Superstay Matte Ink. Se mi ricordo ve lo linko, se però volete vederli, volete vederlo, io dovessi dimenticarmi, cercatelo perché c'è, così vedete quali io possiedo. Nel caso, se poi dovessi prendere qualche nuovo colore che ho visto da qualche video, farò qualche piccolo update, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Nel mentre, mentre raggiungevo Alice, sono passata da Erborario, ragazze. Ho preso una sorta di melatonina, io ho la melatonina, però... Ho preso anche un integratore, ragazze, per dormire un po' meglio, perché è un periodo che non sto dormendo, che c'è una componente di un fiore specifico, Sedanerve si chiama, un nome, una garanzia di Erborario, che ho già messo via, scusatemi, Sedanerve comunque, se mi seguite su Instagram, comunque adesso ho messo anche una storia, che l'ho pagato all'incirca 10 euro, vedremo se mi aiuta a migliorare un po' il sonno, perché nell'ultimo periodo è veramente un disastro, in combo con la melatonina di Equilibra, dovrei riuscire con la camomilla, insomma, un periodo un po' così. Poi ho preso, che ho già in borsa, il gel igienizzante alla menta e salvia, mixato chiaramente all'alcol, però mi ha colpito perché l'ho provato appunto in negozio, e siccome quelli che utilizzo, a parte quello che mi hanno dato in omaggio con un vecchio ordine di Barò, gli altri, insomma, ci stanno riducendo le mani un po' alla carlona, come dico io. Non ho ancora incominciato quello che ho preso dai cinesi di Equilibra, consigliato da Vale Beauty Channel, quindi userò anche quello, ma ne ho preso un altro perché tanto qui vanno come l'acqua, manco come l'acqua e il vino, ma proprio come neve... Cioè si utilizzano come si scioglie veramente la neve al sole quando c'è la neve, ok, sto straparlando, va bene, comunque penso che si sia capito. Ho preso anche quello perché veramente in negozio l'ho provato ed è una sensazione ottima, una profumazione buonissima, menta e salvia, ho detto vabbè proviamo anche questo perché tanto è un prodotto che va tantissimo. Ma il motivo principale, oltre a questi campioncini che adesso vi faccio vedere, per il quale sono entrata da Erborario, per prendere dell'alga detox, e tra l'altro questa marca voi la conoscete se mi seguite, perché io vi ho beauty recensito e vi ho parlato stra mega iper bene di un prodotto, ragazze, che purtroppo ho ancora, penso, un'applicazione,
che vi ho beauty recensito, e nel dettaglio sto parlando della crema maschera viso trattamento dermoriparatore notturno, che non avevano più perché sennò l'avrei ripresa. Questa, ragazze, se non l'avete provata, provatela, perché è un prodotto wow. Andate a vedere la beauty recensione perché ve l'analizzo nel dettaglio. È una cosa che appena torna la riprendo sicuramente. Ma sono andata principalmente per regalarmi questo dell'alga detox, che ne ha parlato benissimo Kate di Vale Beauty Channel, sì, di The Witch Pozioni di Bellezza, a sua volta credo influenzata da Vale Beauty Channel, due canali che seguo con estremo interesse, che vi invito ad andare a seguire. E loro hanno influenzato a loro volta me. Kate mi influenza sempre, lei è bravissima, sa. Io devo dire che, scusate, volevo mettere via il rossetto, devo dire che l'ascolto molto. A me piace molto seguirla, mi dà un sacco di consigli, ci troviamo molto bene, ci confrontiamo anche, ed è una cosa molto positiva. Spero di poterla conoscere dal vivo presto, perché la reputo già un'amica. Sarebbe molto bello anche conoscere Vale Beauty Channel, trovarci a parlare di beauty, insomma. Pensiamo a cose belle in questo momento molto brutto. Comunque, mi hanno influenzato, ne hanno parlato benissimo. Kate nel suo ultimo video dei sieri ha dedicato a questo siero una serie di note positive, dunque l'ho preso, questo qui. Sinceramente, ragazze, non mi ricordo cosa l'ho pagato, perché sui 22, 21, perché poi ho preso il gel igienizzante, sì, una roba di questo tipo. Boh, sì, non mi ricordo. Comunque sì, perché poi ho preso 10 euro l'integratore. Sì, sui 22, una cosa di questo tipo. Ne hanno parlato benissimo, 15 ml a... volevo dirvi il PAO, non c'è il PAO. 12 mesi di PAO, tra l'altro poi anche la commessa mi ha detto che ne bastano proprio due o tre gocce, si può emulsionare anche insieme alla crema per alzare il livello di idratazione. Comunque a noi ci piace uguale, lo useremo, ne parleremo. Kate, fammi sapere se è corretto l'utilizzo che ho appunto detto di voler fare anche su consiglio della commessa. Vedremo un po' com'è. Io con l'unico prodotto di Alga Detox, che è appunto la crema maschera notte che vi ho fatto vedere, mi sono trovata divinamente. Proverò anche questo e confido, visto le super mega recensioni positive. Il video di Kate sui sieri mi ha veramente illuminato. Poi è stata carinissima, mi ha dato un sacco di campioncini, ragazze. Mi ha dato un campioncino acido ialuronico, luce volume, shampoo effetto filler, con acido ialuronico, cheratina vegetale, cocco per tutti i tipi di capelli, 97% di ingredienti di origine naturale. Sono stracuriosa di provarlo, perché se poi mi piace potrei prenderlo magari con i saldi di gennaio. Karité bagno crema nutriente, lo proveremo, penso che sia una novità. Io oramai i campioncini li uso, me ne frego, perché tanto qui non faremo più niente. Comunque, parliamo d'altro. Alga Detox, detergente sfogliante viso. Questo la commessa me ne ha parlato benissimo. Non ricordo di aver già provato un campioncino. Lo provo, appena finisco lo scrub che ho in utilizzo di Barò, magari me lo prendo. Coi saldi potrei anche pensare di prendermi un po' di referenze di Alga Detox, perché ha promesso benissimo rispetto a tutto quello che ho provato, queste due. Cioè, quella cosa e qualche campioncino. Adesso proverò l'attivatore di bellezza e poi vediamo. Però anche questo qui potrei anche con l'anno nuovo prenderlo appena finisco un determinato scrub, e nel mentre provo il campioncino. Siccome gli ho parlato molto molto bene della crema notte maschera rimpolpante, e lei non ce l'aveva, deve arrivare, me ne ha date due, ragazze, così da tamponare appena finisce. Carinissima, l'adoro veramente, è un prodotto questo che vi straconsiglio. Poi mi ha dato da provare l'acido ialuronico fluido a tripla azione, che questo l'ho già provato perché l'ultimo acquisto che avevo fatto, che risale quasi a un anno fa, ragazze, ma poi avevo preso anche qualcos'altro, ma lì in negozio da lei, lei mi aveva dato un po' di campioncini, che tra l'altro avevo portato anche a Berlino l'anno scorso, appena dopo Capodanno, che eravamo stati quando ancora c'erano dei tempi migliori di questi.
E alcuni prodotti che avevo provato di questa linea mi erano piaciuti molto, adesso me l'ha ridato, buonissimo, potrei anche pensare appena finisco alcuni acidi ialuronici di provare anche questo, magari se c'è qualche sconto, perché insomma, Erborario è vero che è migliorato tantissimo, mi piace tantissimo, a volte prendo delle cose, però se ci sono gli sconti sotto certi punti di vista è un po' più conveniente perché alcune cose non sono proprio, per così dire, a buon mercato, però è un brand che è migliorato tantissimo e mi piace molto. Poi me ne ha dato un altro al karité che useremo senz'altro. Nulla ragazze, allora mi strucco, faccio la doccia e ci vedremo domani con la continuazione di questo vlog. Siamo quasi alla fine dei vlogmas e ripeto, spero che vi siano piaciuti. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, lasciatemi un like di supporto che arriveranno tante novità con l'anno nuovo, perché dobbiamo pensare positivo nonostante tutto e credetemi che se ve lo dico io ce la possiamo fare tutti. Ciao! Buongiorno, buon venerdì, sono arrivata al lavoro, sono ferma, oggi non potevo evitare di venire in ufficio a lavorare da casa, quindi quando si ha un'attività in proprio bisogna anche saper usufruire al meglio delle possibilità che si hanno, chiusa parentesi. No, perché si sono create un po' di, come dire, sproloqui vari circa lo smart working e il lavoro in ufficio, e ci tenevo ad esporlo già di prima mattina. Comunque, anche stamattina capello smosso, però devo dire che rispetto a lunedì, di cui trovate una foto su Instagram e ve li ho fatti vedere anche nello scorso vlog, io non so che cosa vediate, sono venuti un po' diversi, sempre mossi. L'effetto iniziale è un po' più Luigi XVI, poi scendono leggermente, ma vi devo dire ragazze che mi durano puliti un po' di più, li ho fatti. Li ho stretti secondo me un po' troppo in un aggeggio particolare che nessuno di voi ha ancora indovinato e sono molto offesa di questa cosa. Oggi sono molto ciarlona. Sono le 9:05, 2 minuti entro lavoro in questo ultimo venerdì prima dello stop natalizio. Lavoreremo fino a mercoledì 23, però mercoledì alle 23 faremo mezza giornata. Poi sarò dispensata, penso, fino al 27. Poi secondo me 28-29 comunque lavorerò magari da casa, perché qui saremo rossi, gialli, verdi, non si capisce bene. Poi ufficialmente riprenderò a lavorare il 4, perché poi ci sarà il ponte dell'1 che è venerdì, sabato, eccetera. Però tra Santo Stefano e Capodanno penso che farò almeno 2 mezze giornate, portandomi avanti su alcune cose di alcuni lavori di gennaio. Poi anche volendo non si può fare una mazza, quindi cioè almeno mi porto avanti sul lavoro, vedrò di elaborare qualche contenuto un po' particolare, cercherò di tenermi impegnata nei miglior modi possibili, perché se no potrei fare cose di cui pentirmi. Va bene, stamattina sono abbastanza fuori di testa, ok? Niente ragazze, il trucco di oggi, ho utilizzato l'ombretto della linea Holiday Gems, che è l'unico prodotto che ho preso della linea di Natale, insieme al rossetto, che però non ho ancora provato. Ho il rossetto nude in super progetto smaltimento della Clinique Pop Matte e la matita di Essence contornata, anche perché abbiamo questo bel aggeggino. E quindi questo. Mi piace molto, ragazze, l'ombretto. Poi a lato ho tamponato un ombretto scuro di The Balm, che è quello che ho trovato nella Beauty Box di Look Fantastic del mese di dicembre. Pensavo che come effetto venisse un po' più scuro, però come trucco mi piace veramente, veramente molto. Vabbè, sotto ho il contour stick come base primer di Kiko, sopra una matita ombretto scura grigiastra, grigio nera di Kiko, poi ci ho tamponato l'ombretto di Kiko della Holiday Gems e a lato quello di The Balm e sopra ho sfumato il bronzer in super smaltimento, adoro, bellissima. Base con i correttori di Maybelline, sono nel mood. Ho mascara Toy Boy di Diego Della Palma, di cui trovate un vlogmas sul canale, cioè una beauty recensione con applicazione e commento.
Sopracciglia, combo del cuore, che siamo proprio alla fine. Adesso cercherò di correre ai ripari perché non posso non averlo in casa. Nel mentre ho comunque alcuni prodottini di Benefit che assolutamente utilizzerò, perché anche quelli sono spaziali, ma la combo del mio cuore è la combo del mio cuore. Nulla ragazze, io i miei capelli da pazza, ogni riccio un capriccio, vi salutiamo e andiamo a lavoro. Oggi si lavora, se Dio vuole, mezza giornata, poi vedrò mia mamma, faremo un po' di cosine nonostante la situazione, perché lei è una mia amica, almeno qualcuno che non è preso male, due, la vendetta c'è, meno male, con le dovute attenzioni, con la dovuta sicurezza, ma bisogna pur vivere, no? Giusto, giusto. Ci vediamo dopo domani con la continuazione e conclusione di questo vlog. Ciao. Buonasera ragazze, domenica sera. Non so più quando risale l'ultima clip che ho girato, perché è stato un weekend un po' concentrato. Sono venuta a, diciamo, credo sì, a concludere questo vlog vlogmas. Il trucco di oggi, ragazze, devo dire che è venuto proprio bene. Fatemi sapere se vi piace. Trovate un post su Instagram dove mi trovate come C4Kate. Andatemi a seguire. L'ho fatto con... qui... ok, no, è a posto. Ho retto proprio bene. Sono le 18:16 di domenica sera. L'ho fatto, dicevo, con la Subculture Palette di Anastasia Beverly Hills, che era tantissimo che non utilizzavo, proprio perché ero, sono appunto vestita di verde. Le collanine sono quelle di, aspettate, Merci Maman, che vi ho fatto vedere su Instagram, è quella che ho dedicato a una persona che purtroppo non c'è più, e questa collana qua l'ho presa da Shara Shop insieme a questi orecchini di, a quadrifoglio, di buon auspicio, e Shara Shop io l'avevo anche utilizzato per prendere la collanina con il nome Kate, che oggi non ho messo perché non volevo, diciamo, mettere troppa carne al fuoco, però è molto molto carina anche questa, l'abbiamo presa in tantissime, infatti quando è tornata disponibile mi ha detto guarda che se la vuoi va subito via, e allora l'ho appunto ordinata. Questi sono i capelli dopo 3 giorni di mosso. Ora, domani dovrò lavarli, domani al lavoro li lego, domani sera faccio lo shampoo, però devo dire che questo nuovo metodo me li fa stare puliti un giorno in più. Sulle labbra, invece, per concludere, indosso un Plump and Shine Lip Gloss di Astra Makeup, l'unico che io possiedo. Però mi piace molto questa tipologia, ragazze, perché è una versione che comunque dà un tono di colore e non è quella super appiccicaticcio che non ci piace. Questa maglia qui, ragazze, con le rouge fa parte di un ordine di chiavi del Black Friday che non vi ho fatto vedere per n motivi, dove ho preso un paio di pantaloni similpelle che magari se li metto la sera della vigilia ve li faccio vedere indossati, un pantalone in piede pull, che tra l'altro è già dalla sarta perché c'è stato un problemino, e un altro pantalone sempre quadrettato, un maglione natalizio che terrò su in casa a Natale, con le nero con le palline, eccetera, molto molto simpatico, per così dire, e questa maglietta qui che mi piace molto, molto lineare, però mi ha colpito proprio per queste rouge qua. E basta questo. Venerdì dopo lavoro con mia mamma ci siamo dedicate un momento di svago, in sicurezza sempre tutto, e siamo andate da Primark a Rozzano perché lei voleva farmi appunto il regalo di Santa Caterina che non era riuscita a farmi per n motivi. E quindi lei mi ha regalato il Teddy Coat, che se mi seguite su Instagram dovreste aver già visto perché ho fatto un Instagram Stories, se mai magari in questi giorni vi metto una foto dove lo indosso, perdonatemi ma ora non riesco a farvelo vedere perché siamo stati fuori, sono tornata a casa eccetera, levo tutto, mi disinfetto mani così colà e l'ho messo nel mobile all'ingresso dove ci sono appunto i cappotti eccetera, però seguitemi su Instagram perché ve lo farò vedere sicuramente, se già mi seguite dovreste aver visto appunto la story.
Ho preso, vabbè, una confezione di calze, di mutande ad Alessandro, cose che non gli ho preso un pigiama, visto che dice che tutte le volte che vado da Primark basta pigiami, non l'ho comprato neanche per me, per dirvi, quindi ci penseremo poi l'anno prossimo, perché adesso bene o male con l'ultimo, che tra l'altro è questo qui che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul di Primark, che mi piace tantissimo, ragazze, però sto giro, siccome volevamo appunto andare io e mia mamma perché ci teneva a farmi questo regalo di Santa Caterina un po' in ritardo, è bellissimo il teddy goat, e poi ci siamo fatte appunto un giretto, lei ha preso qualcosina per se stessa che le serviva, cose di prima necessità, calze eccetera, mutande, le calze di Primark sono il top, anche lei ha detto che quelle che aveva preso la volta prima, soprattutto i tipo leggings, si sta trovando veramente veramente bene, detto da mia madre è yeah. Cioè vuol dire che vanno bene per qualità prezzo veramente ottima. Allora poi ci siamo fermati alle maschere e mia mamma fa dai le prendo anch'io, ho detto vuoi far piovere? Quindi ho preso qualche mascherina giusto per integrare un pochettino, perché quelle di Primark comunque ragazze sono made in Corea. Ho preso questa qui illuminante alle perle, 90 centesimi in tessuto, se mi seguite sapete che ciclicamente le prendo, le uso, sono molto intrise di prodotto, fanno loro, costano poco e ogni tot ci sono. Poi ne ho presa una idratante alla rosa, della stessa tipologia, 90 centesimi, questa costava 2 euro, idratante lisciante al tè matcha giapponese con cannabis sativa seed oil. Quindi ha una sorta di aspetto rimpolpante, mai vista e mai provata da Primark, sono molto curiosa, restate sintonizzate perché ve ne parlo. Questa qui una vecchia conoscenza che prendo e riprendo tutte le volte, idratante all'avogado in tessuto, 90 centesimi. Un'altra idratante che però questa versione è all'acido ialuronico, 90 centesimi, avrei potuto prenderne due, ne abbiamo presa una a testa, tutte e due. Anche lei le abbiamo prese in coppia e ce le siamo poi smezzate, infatti mi ha già detto che tipo ieri sera l'ha fatta, le è piaciuta, eccetera, sono contenta. Questa qui all'acido ialuronico comunque mi incuriosisce molto, se dovesse essere wow, magari la prossima volta soprattutto di questa, proprio perché parola d'ordine è acido ialuronico, ne prenderò un po' di più. Poi ho preso rimpolpante alla vitamina E, questa qui alla papaya, che anche di questa, se dovesse essere wow, a 1 euro, prossima volta ne prendo un po' di più. Però, siccome comunque sto aspettando anche un ordine di Privaglia fatto con la campagna coreana, Kate, lo sto aspettando. Kate, The Wish Pozione di Bellezza, lei capisce a cosa mi riferisco, quindi ho detto non facciamo troppi danni perché so che cosa ci sarà in quel pacco. Però mi sono voluta appunto concedere queste perché sono veramente, veramente ottime, ragazze. Proprio anche per il fatto che, essendo made in Corea, sono maschere buone. Poi, cosa che mia mamma però non ha preso, cioè mia mamma ha preso, abbiamo preso in doppia coppia queste qua. Non so da quale ha cominciato, so che ieri sera ne ha fatta una, poi glielo chiederò da cosa ha cominciato. Poi io ho preso anche questo cofanetto, perché non bastavano le maschere singole, giusto? Giusto. Tra l'altro mai visto da Primark, 3,50 euro ragazze. Ne abbiamo una alla vitamina C, una al Q10 e una alla vitamina A, che guardate, c'è scritto qua. Vitamina C, coenzima Q10, vitamina A. Quella la vitamina C è rinfrescante, illuminante, coenzima Q10 ovviamente nutriente barra rimpolpante, vitamina A super idratante. Ah, e dice anche antiossidante. Vedremo un po' come sono, ragazze. Facciamo che le apro perché non le ho ancora aperte, non ho avuto modo di farvi appunto una clip rispetto all'ultima perché sono stati 2 giorni un po' così. Mai viste queste. Idratante. Come packaging mi ricorda un po'. Insomma, sono un po' più particolari, vedremo un po' come sono. Sono comunque della stessa linea made in Corea. Vedete, nel cofanetto c'era vitamina A idratante, poi coenzima Q10 nutriente, questa mi ispira molto. Infatti li hanno non erano singole, ma erano in questo packaging, nel pacchettino da 3. E questa qui è la vitamina C, rinfrescante, antiossidante. Non ho trovato di Primark quelle alla vitamina C, che se mi seguite da un po' sapete che le ho utilizzate.
So che non le avevo più, ho guardato, ma non c'erano. C'era una versione, quella che faceva le bolle, ma ho detto anche a mia mamma di non prenderla perché sinceramente non avevo voglia di quelle. Confido poi anche nel pacco che mi arriverà dalla campagna coreana di Privaglia. Non vedo l'ora, è stato il mio primo ordine. Per colpa di Kate, no, scherzo, lei ovviamente me l'ha detto, ma da che comunque la seguo, io seguo anche la campagna coreana, che come giustamente dice lei è un po' una mezza droga, tra virgolette, però avevo proprio voglia, ho messo delle cose dentro che non ho mai provato e vabbè, le maschere in tessuto, ok, vedete che le utilizzo, ma quelle lì un po' più particolari, tra l'altro super mega scontate, non vedo l'ora che mi arrivano, poi ne parleremo. Adesso scelgo dopo lo struccaggio che cosa farò stasera di tutte queste. Queste mascherine, intanto ve le ho fatte vedere. Nulla ragazze, io concludo qui questo vlogmas che penso vedrete mercoledì 23, perché adesso girerò due contenuti per lunedì e martedì. Questo lo vedrete il 23. Poi girerò un video dei saluti per il 24 e vedremo un po' poi quando ricominciare la programmazione, perché appunto questi vlogmas mi hanno impegnato proprio come un avvento, proprio come un calendario dell'avvento, che poi di per sé anche la filosofia dei vlogmas. Io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, di avervi strappato un sorriso, di avervi dato qualche dritta utile, magari anche di Primark, eccetera. Andate a vedere la pagina di Shara Shop e anche di Mercy Maman. Mercy Maman è un po' più elaborato come sito. Io l'ho presa, questa è stato il mio regalo di Santa Caterina, avevo approfittato di uno sconto del Black Friday, però ci sono alcune ragazze che collaborano con Mercy Maman. Che se io dovessi magari fare in primavera magari un altro ordine o anche per dei regali un po' più speciali, cercherò magari di ricordarmi queste ragazze che magari hanno il 15%, il 20%. Se curiosate su Instagram, diciamo che potrebbero anche venire fuori, scusatemi, ma al momento non me lo ricordo. Io avevo approfittato perché al Black Friday avevano messo uno sconto. Però curo veramente tanto il sito perché lo trovo un sito molto molto particolare. Il fatto di poter personalizzare i gioiellini per momenti anche molto significativi la trovo una cosa veramente veramente bella. Quindi curiosate su Instagram nel caso se vi può interessare. Il sito lo trovate Mercy Maman, se digitate su Google viene fuori comunque. Nulla ragazze, io vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, lasciarmi un like di supporto, dirmi la vostra nei commenti in generale, sapete che sono sempre aperta al confronto. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate e noi ci vediamo domani con l'ultimo vlogmas prima degli auguri di Natale.